Con le partite di domenica prossima parte anche il campionato di Serie D, che nel girone I vedrà in astri di partenza anche la Vibonese. Un girone che, come previsto, raggruppa le squadre calabresi e siciliani con le New Entry, Gioiese, Nuovi Igea, Virtus, Akragas, vincitrici dei rispettivi gironi del campionato di eccellenza, e Siracusa dopo la vittoria del playoff nazionale di eccellenza. E poi le due squadre campane a completamento dell'organico, Afragalese e Portici, alle quali si aggiungono le squadre che hanno mantenuto il diritto a giocare il campionato di Serie D alla fine della scorsa stagione: Castrovilla, di Lamezia Terme, Locri, San Luca, Cireale, Canicattì, Licata, Ragusa, San Cataldese, Sant'Agata, Trapani e ovviamente Vibonese. Per i rossoblù si comincia in casa con il ritorno del derby con la Gioiese dopo 10 stagioni ed il direttore sportivo Francesco Ramondino coglie l'occasione per un'analisi a vasto raggio. È uscito il calendario e rigiocheremo con la Gioiese in casa, poi ci aspetta subito una trasferta molto insidiosa a Licata per poi ricevere il Trapani, che diciamo, è una delle pretendenti alla vittoria del campionato. E comunque si sa, dobbiamo incontrarle tutte prima o poi, quindi bisogna iniziare a mentalmente calarsi nel campionato e battagliare ogni domenica. Che campionato sarà? Conta relativamente, comunque sono squadre costruite con giocatori molto esperti di categoria superiore, quindi diciamo dobbiamo solo concentrarci per queste partite e dare il massimo. Comunque si sapeva che Trapani, Siracusa, Lamezia sono piazze che hanno speso molto sul mercato prendendo giocatori di una certa importanza e quindi andremo a lottarcela. Ramondino si mostra soddisfatto per il mercato portato avanti. Mercato chiuso, gli ultimi arrivi che sono stati quelli di Ciotti, Malara, vari Ordonez, Borgia e Polidori hanno chiuso la nostra sessione di mercato. Squadra diciamo completa in tutti i reparti, siamo in 27 e adesso c'è solo da lavorare. Ci siamo mossi in anticipo quest'anno sul parco under, perché comunque fanno la differenza in categoria, lo sappiamo, quindi bisognava cercare di anticipare le altre squadre. Penso di comunque aver individuato degli under di ottima qualità che possono dare un grosso contributo alla causa e anche loro mettersi in mostra per in futuro magari cercare di salire di categoria. Appare fiducioso dopo la prima gara ufficiale in Coppa Italia, pensando al campionato. Tra quelle che puntano alle zone alte siamo una delle più giovani, non raggiungiamo neanche i 22 anni di età media, quindi questa la dice lunga anche sul progetto che c'è. Comunque vogliamo fare bene, un occhio ai giovani e poi comunque si è guardato al di là dell'età anagrafica, si è data priorità alle caratteristiche tecnico-tattiche e al valore umano di ogni singolo giocatore. Abbiamo avuto modo di vedere i primi frutti di questa rosa che è totalmente nuova. Soprattutto il primo tempo si è cominciato a vedere un certo tipo di idea di gioco trasmessa dal mister. Siamo moderatamente soddisfatti, ecco, siamo in attesa di crescere sempre di più, di migliorare, di trovare l'amalgama per questa rosa in modo tale da poter iniziare a fare i punti in campionato.